sul milleproroghe, come ANIF, stiamo presentando diverse proposte emendative che riguardano tanti temi cari al personale della scuola, dalla mobilità agli organici al reclutamento. Certamente il tema della mobilità è quello più urgente, servono delle norme che almeno vadano a derogare agli attuali vincoli anche per i 50 milioni assunti, come è avvenuto l'anno scorso e come ANIF è riuscito a fare l'anno scorso. È importante anche consentire gli spostamenti sul 100% dei posti anche in deroga al contratto e alle quote previste dal contratto. Certamente il tema della proroga degli organici anche aggiuntivi è in agenda, è un milleproroghe, noi chiediamo che venga prorogato tutto il personale, anche assistente tecnico e amministrativo, e sia prorogato però fino alla fine dell'attività didattica, per poi ovviamente lavorare per trovare i soldi per anche tutta la durata del PNRR, quindi sia l'organico PNRR che Agenda Sud. Certamente ancora il tema del reclutamento ci trova vivi, partecipi, perché? Perché l'anno scorso, col grazie alle assunzioni della prima fascia su posti di sostegno, siamo riusciti a quasi a reclutare tutti gli insegnanti di sostegno, tutti non è stato possibile, però è importante questo segnale e riteniamo che si debba prorogare anche questo, in attesa finalmente che l'Europa ci riconosca con la Commissione europea all'interno del PNRR la necessità di avere il doppio canale di reclutamento e quindi di reclutare su posti comuni e di sostegno da prima e seconda fascia dalle GPS. Ma sono veramente tanti gli emendamenti che stiamo presentando per gli idonei dell'ultimo concorso ordinario, ancora per i docenti immobilizzati, ancora per tutti coloro gli ingabbiati e ancora per coloro che hanno partecipato all'ultimo concorso straordinario o ancora per esempio hanno partecipato al concorso dirigente scolastico prendendo 60 gli iscritti. Vi invitiamo tutti quanti a seguire la nostra pagina, vedremo quali di questi emendamenti saranno presentati dai deputati e speriamo accolti dal governo e dalla maggioranza e da tutto il Parlamento affinché finalmente possano diventare legge.